Alessia Travaglini è una delle protagoniste di questa gara molto sofferta, vinta qui a Caserta al tiebreak 3-2, una partita che a un certo punto vi stava per sfuggire di mano, ma alla fine avete recuperato e quantomeno nel tiebreak siete state molto determinate, avete vinto nettamente l'ultimo parziale. Sì, diciamo che nel complesso forse nei primi tre set non abbiamo fatto una grande prestazione. E sapevamo che saremmo venute qui oggi a trovare una squadra che non sapevamo neanche, forse neanche loro sapevano come sarebbero scese in campo. E abbiamo cercato di adattarci e forse non siamo state brave a fare quello scatto in avanti per portare a casa soprattutto il primo set, adattandoci ai loro cambiamenti. Però per come si era messa la partita diciamo che va bene così, prendiamo questi due punti e ripartiamo dagli ultimi due set di stasera, soprattutto dal carattere degli ultimi due set di stasera, per rimetterci in gioco già da domenica. Una squadra che conferma di avere delle difficoltà in trasferta, però almeno questa volta rispetto alle altre volte sono arrivati due punti che sicuramente fanno morale. Resta il rammarico per quel primo set che vi vedeva in vantaggio 16-22, forse lì dovevate essere più cattive e determinate. Ma questa è una squadra che secondo me in questo momento fa fatica anche in casa, non solo in trasferta, perché siamo in un momento di calo, diciamo, e si vede, non si può negare questa cosa qui. Stasera siamo state brave a recuperare le energie e a mettere in campo quel qualcosa in più col cuore, forse, che mancava. E non ci possiamo permettere di lasciar cadere dei palloni nella coordinazione muro-difesa che probabilmente dovremmo tirare su con più facilità. Però non ne facciamo un dramma, siamo consapevoli delle cose su cui dobbiamo lavorare, quindi da martedì torniamo in palestra e riaddrizziamo un paio di cosine. Coach Bonafede, arriva un punto per Caserta al termine di una partita lottata, persa al tiebreak. Ad un certo punto probabilmente avevate accarezzato anche la possibilità di vincere per 3-1, resta comunque una buona prestazione quella della sua squadra. Resta un miracolo, perché noi avevamo Pascucci fuori, anche il nuovo acquisto, e quindi giocavamo senza opposto, con mio Bertolo come opposto che non l'aveva mai giocato perché lei è un centrale. E quindi abbiamo sfiorato un miracolo veramente, proprio sarebbe stata un'impresa incredibile. Alla vigilia avrei firmato per un punto che è veramente d'oro, visto la condizione che noi abbiamo in questo momento come squadra. Le ragazze hanno fatto veramente una prestazione incredibile, di sacrificio, esattamente come devono fare le mie squadre. Non è arrivata la vittoria perché ancora difettiamo di mentalità, e su questo bisognerà lavorare tantissimo, perché io gioco solo per vincere. È una situazione sicuramente complicata, ma da qui probabilmente questo può essere un punto di partenza, questa prestazione, alla luce magari anche dei rientri degli infortunati e dei nuovi arrivati, potrebbe essere, da qui oggi potrebbe partire un altro campionato per Caserta. Ma sì, ma in generale, anche perché io sono qua da 3 settimane e quindi in 3 settimane non si può ribaltare tutta la squadra. Già il fatto che la squadra giochi con un altro spirito e con un grandissimo sacrificio è importante. L'obiettivo che mi è stato chiesto è quello di salvarsi, un punto per volta può andar bene, in realtà, ritorno a dire, è un problema di mentalità. Abbiamo fatto una roba stratosferica perché Soverato è veramente una bella squadra, solo che bisogna iniziare a imparare a chiudere le partite.